Ragazzi, se questo video raggiunge i 70 mi piace, ci fissiamo l'antometa. Adesso, guardando i suoi video di testing, capiamo un po' il rating delle carte. Ce lo montiamo, lo testiamo e vi portiamo la decklist. La sua decklist. La sua decklist. Sì, sì, uguale. Prima, ovviamente, capiamo come funziona. Ragazzi, questa è la storia di come ho montato Antometa, visto ufficiale dal gruppo di campioni over, e ho deciso di portarlo all'ICS di Bologna 2023. Tutto ebbe inizio più o meno verso aprile, mettiamola così. Era un periodo in cui avevo iniziato a fare le reaction e ovviamente il mio main content era Anto Show, Stay Over mio padre. E lì, durante una delle solite reaction, vado a dire: se questo video raggiunge i 100 o 200 mi piace, non ricordo, monto Antometa e lo porto a un local. L'obiettivo ovviamente venne raggiunto in, neanche 24 ore. E fui obbligato a farlo. Però non lo feci. Non ebbi ovviamente mai tempo di farlo, quindi la cosa venne tirata per le lunghe. Capitò ogni tanto il commento che diceva: oh, ma sto local report con Antometa? Io, zitto, ignorato totalmente le cose. Col passare dei mesi poi questa cosa passò molto in sordina, ce ne dimenticammo ovviamente tutti. Fino ovviamente a 1-2 mesi prima dell'ICS. Diciamo che mancava poco per l'annuncio di Valiant Smasher. L'idea ovviamente era quella di montare Centurion e di portarlo ovviamente all'ICS per competere in maniera leggermente più seria rispetto al normale, visto che il nazionale l'avevo fatto con Traptrix e attualmente volevo cambiare e portare qualcosina di un pochino più performante col meta. Fortunatamente poi con l'uscita del prodotto mi sono reso conto che la cosa non era fattibile, visto che Centurion costava 300 euro. Io, cioè, ero riuscito a prendere a scambio gli Horus, ero riuscito a pagare poco numero 90, ero riuscito a trovare Hope, cioè numero 38, avevo preso il Crimson Dragon, cioè, avevo speso il minimo indispensabile, però quella stangata da 300 euro, ho detto no, non era possibile spendere 99 euro per il playset delle magie. E quindi, in quel momento, mi si è accesa una lampadina. Visto che non riesco a testare, perché non provare a portare Antometa? Così, voi siete contenti, visto che ho fatto quello che vi avevo promesso di fare. E io, ovviamente, se droppo, ho la scusante per aver fatto schifo. Spoiler, ho fatto schifo. Arriviamo adesso al giorno prima dell'evento. Giovedì. È stato un disastro, ragazzi. Mi sono guardato tutti gli scatoloni per tirare fuori quelle cazzo di carte. Roba ingiocabile, inservibile, qualsiasi formato, ma alla fine sono riuscito a trovare tutto. Ovviamente, ragazzi, però della decklist non vi spoilerò niente, perché mettiamola così: settimana prossima esce la decklist lamborghineggiante, quindi aspettate. Vi dico solo che è lista ufficiale del gruppo dei campioni over e ovviamente la side è in linea con tutto quello che lui dice, quindi potete stare tranquilli perché segue tutti i crismi degli over. E quindi, se volete portarlo a un local, potete tranquillamente. Detto questo, vi faccio vedere un po' com'è andato tutto l'evento. Yugi e tutti duellanti, ben ritrovati con questo nuovo video. Buongiorno! Ciao Simatrix, benvenuto. Come va? Bene, sto facendo la lista su Neuron, perché sì, mi sono dimenticato di farla ieri. Io non posso farla perché la vita è ingiusta e Neuron non funziona. Comunque, siamo appena arrivati e adesso l'obiettivo sarebbe andare in loco per salvare il salvabile e poter partecipare ovviamente all'evento. Ragazzi, se non parteciperò all'ICS è colpa di Simatrix, che doveva mettersi le gocce in orecchio. È vero, è fino a 19 che può mettere la lista. Ma hanno detto 18, però, nel senso. 18? Comunque che bella luce che c'è qua. Vabbè, si fa game loss perché siamo così forti che bisogna dare una speranza. Mi sembra giusto, mi sembra giusto. E poi voglio dire, te stai facendo un vlog con il futuro vincitore del WCS. C'hai ragione, scusa. Cioè, non avevo considerato questa cosa. Voglio dire, dici, faccio un vlog. Aspetta, con... parli di te o parli di... Ma si può vincere in due, non lo so. Si fa pareggio, l'ho fatta. Lo tira, dici, vabbè, fatta. Ci facciamo bannare dopo che arriviamo in finale. Sì, bannati in finale del WCS. Oh, ma sei pronto a vedere le carte del tuo mazzo spiegare perché ci fai result? Modo. Tipo, io lo vendo, il mazzo, Dopo il WCS lo vendo. Tipo, Spirit of Night lo trovate tranquillamente sul card market. C'è 170 euro, perché 120 è ancora poco. Esatto. Se volete ci sporro sopra e vi faccio lo sconto. Va bene. Sarà un problema se stasera mi fatti una sega oppure... Niente, parleremo stasera. Ne parleremo stasera. Allora, buongiorno ragazzi. Buongiorno. Sono le 7:30 più o meno. Ci siamo appena alzati. Sì. Siamo pronti per andare a fare l'evento, ovviamente siamo andati a dormire alle 2 e ovviamente io ieri sera ho bevuto,
in modo tale da essere bello fresco oggi per giocare Antometa. Sì ragazzi, spoiler, best deck. E vediamo se riusciamo a performare e se ovviamente stay over. Gli over danno una mano, ovviamente. Gli over 50. quelli sì. Bene, adesso ci dirigiamo verso il vento e vediamo cosa riusciamo a fare. Sì, io vinco, quindi te lo so già. Scusa. Poi vediamo clip dove perdo a 0-3. Sono fuori. Raga, pronostico per il torneo? Sotto troppo. Meglio del previsto. Altro ieri. Sotto cifre meglio così. Bravo, almeno fai il tuo. Che il competitivo non ti si addice. Aspettative per il torneo? Nessuna. Peggio delle aspettative. Vale te? Aspettative per il torneo? Ma io sono un pariambulante. Io l'ho vinto. E tu hai vinto. Oh, vero per cazzo che giuro che ti ammazzo. Ho già vinto. Oh, adesso il coltello non lo puoi portare dentro perché ti fanno i controlli. Ma aspettative per il torneo? Aspettative per il torneo? Davvero bello. 4-4. Ma quante ne vuoi vince? 4. Sì. No, ma non è 4-4, è 4 4 match e 4 4 perse 2-0 e 4 perse 2-1. No, vince il signor Capello di Paglia, pronto a farsi rubare il mazzo anche oggi? Non lo so, allora, secondo me se me lo rubano mi fanno solo che un favore, perché almeno c'ho un titolo incredibile da mettere nel video. Mi hanno rubato Antometa. Ma sì. Non ho rubato. Ci ho messo l'extrava secret apposta. Grande. Ah, vieni tu rubato. Signor Matek, me l'apre questa bustina? Sì, gliela apro immediatamente. Allora, si cerca la magia Centurion, che è l'unica cosa che costa. Okay. O se c'hai un Crystal Collector lì dentro, nel senso. E mi tenga questo, signor Netturbino. Va bene, dai. Ok, così? Sì? Dai, su, qualcosa. Onesto! Oh! E che drago! Adesso questa me la tengo, giù. Sì, ma sei un mostro, al primo pack! Porca troia! Sembra costosa! Che dici? È costosa? Non è la più costosa, però nel pratico io potrei trovare sia la Collector che la Prisma, la Quarter. Questa quindi potrebbe essere collector. Il box del Secor. Sì, sì, quindi potrei trovare entrambe. Vabbè. Fate voi, è onesto. Fate voi. Comunque è il box di Card Game Corner, eh? Ok, il box di Card Game Corner. Broken Matic, impossibile non trovare la migliore. No, adesso. No, la migliore no, però. Sì, quello è il mio, Quello è il mio, se ti fa il culo, quella lì, quella è il mio. Allora, ragazzi, non era fattibile farlo alla record. Spoiler, ho giocato Antometa, come avevo già detto. Allora, piccolo report. Primo turno, becco tier cash. Non ho vinto un dado, quindi sono sempre partito secondo. La prima l'aperto, prendo il cazzo in maniera indescrivibile. Ricordo solo che la prima avevo briccato tipo doppia statua d'acqua, doppia statua fuoco e poi doppia poda fuoco. Duality, già della dualità. E non, assolutamente non si può giocare così. La seconda un pochino meglio, però tipo mi sembra Inspector Border, ma mi fa imperma fuoco. Seconda partita, becco Rescue Ace. No, soprattutto perché ho beccato la statua del fuoco. Rescue Ace del fuoco, spoiler. E, Anto, se guarderai questo video, non ti consiglio di giocare la statua del fuoco. Forse, cambierei con qualcos'altro. Vabbè, ci sono tante statue, vediamo un po' come è meta. Visto che ci sarà anche Fire, che usciranno dei supporti molto interessanti, quindi quello sarà meta e sarà ed è fuoco. Seconda partita, vabbè, parliamo, stessa cosa. Terzo turno, becco Mannadium Kashtira. Incredibile, succhio anche da lì. Non ricordo cosa è successo, ma ho succhiato. Quarto turno, incredibile, becco Centurion. La prima parto io, mi sembra. No, non era questo. Parte lui, la vince. Parto io, ribaltone incredibile. Parto forte, stato dell'acqua, stato del fuoco. Doppio... doppio Vanisher e così, nel senso non poteva fare niente, soprattutto perché vabbè c'avevo delle set brutte, ma erano comunque set, e la vinco. La terza tipo disastro e per e cioè ragazzi parti secondo, non è ultima partita, ovviamente prima di droppare ho beccato l'Avient, tipo parte lui vince, parto io, gioca il mio turno. Parto io, però riesce a ribaltare la board, la seconda parto io, ma gioca il mio turno. Vabbè, sta
stato molto divertente. Anto, grazie mille per la decklist, sarà stato un potere che l'avevi data a tutti rapidamente, quindi grazie, io la modificherei un pochino. La prossima volta ci mettiamo insieme e facciamo una roba più fine. Ovviamente ragazzi uscirà sul canale la decklist Lamborghini con l'interno ultimo. Parliamo adesso di vi spoilerò qualche cosa, però vi dico che sarà una roba incredibile. Detto questo, adesso andiamo un po' in giro, vediamo cosa riusciamo a tirare su, vediamo se c'è qualche cartina che rimane per la collezione e niente. In corsa. Allora ragazzi, anche il D1 è finito. Sul muretto, tra l'altro me lo inculano come hanno inculato il mazzo al campo. Comunque è incredibile, cioè, da quando sono arrivato ad adesso tante persone hanno richiesto la roba e l'hanno ritrovata. Quindi vuol dire che c'è un problema di fondo. Ragazzi, adesso controlleremo se c'è tutto. Il mazzo c'è, importante, l'album c'è, il box da aprire domani c'è. Quindi a posto, per adesso non mi sono ancora fatto rubare niente. Però, giornata ancora lunga e quindi... cazzo vuoi? Perché mi stai a riprendere il pacco? Buongiorno ragazzi, siamo al giorno 3 di questo incredibile evento. Siamo... sì, Matrix totalmente morto, è andato, io ho fatto il torneo e non si è ancora ripreso. Sono completamente millato. Comunque abbiamo scoperto un paio di cose molto interessanti. La prima è che se tu attraversi la strada, che sia sulle strisce o non sulle strisce, col semaforo o meno, devi correre perché altrimenti ti prendono sotto. In più abbiamo scoperto che a Simatrix gli gusta Angelina Mango. Che te dirò? Chi? Cazzo, hai citato la canzone 4 secondi fa? Chi? Quella di Spacca Milano. Ma non è la citazione della canzone. È una battuta vecchia come il cucù. E se posca via da qui, dai vicoli di Spacca Milano. Mai sentito. No, non ha una... era una battuta tipo... era... tipo Pierino chiede alla maestra, cose del genere, eh? Va bene. Cioè. E vabbè, abbiamo capito che sì, Matrix, noi piacciono ragazze carine. Vabbè. Ragazzi, reaction a Tony Tamarro, perché ovviamente sì, Matrix ha bisogno assolutamente di farmelo conoscere. Ora vado ad impiccarmi. Devo ammettere che ne avevo proprio bisogno di questo evento, soprattutto perché, parliamone, l'ultimo non è stato rose e fiori, quindi avevo bisogno assolutamente di riprendere. Ma soprattutto è stato molto bello stare insieme agli altri, con Gaming Tonight, Simatrix, Shogunate, Mattek, che domenica ha preferito la sua fidanzata, ha detto che era il suo compleanno e quindi ha deciso di andarsene, anche se comunque dopo Maschietto ha detto maledetta la fidanzata mia, che vabbè. E comunque è stato molto bello anche stare con gli altri. Inoltre ragazzi, vi ringrazio tutti quelli che sono venuti, che hanno voluto fare una foto, due chiacchiere, che mi hanno regalato la moneta, grazie, perché grazie a voi ho buttato centinaia di euro per completare tutto il set delle monete. È colpa vostra, ho dovuto recuperarle tutte, tutte. Perché? Perché che fai? Il set a metà? No, assolutamente, è impossibile fare il set a metà. Quindi, piccolo spoiler, non solo ho acquistato queste, ho preso anche quelle dello scorso anno. Perché mentre tentavo di recuperarle, mi è uscita questa cazzo di monetina, dove del teschio evocato, che è dello scorso anno. Quindi, questo cosa ha comportato? Che io, appena sono tornato a casa, ho acquistato tutte le altre sul market. 160 euro di monete. Mi odio. Sono una persona terribile. Non dovrei fare queste cose. Non dovrei farle. E Simatrix me odia, perché me lo so scarrellato ovunque un po' per andare a recuperare le monete. Lui stava morendo. Era finito. E io che continuavo a dirgli, dai Simo, per favore, un'altra persona ancora. Devo recuperare le ultime. E alla fine sono riuscito a prenderle tutte. Me ne mancavano due. Mi mancava Cool Servant e Drago Bianco Occhi Blu finale. Sono andato prima da un negozio francese che mi ha tirato fuori lo Skull Servant 20 euro. Poi sono andato da Car Game Corner che c'aveva il Drago Bianco Occhi Blu finale. Gli dico, quanto me lo fai? 25. Guardo il tipo negli occhi, lo fisso e gli dico, zio, tu non sai chi sono io. E sì, lui sapeva chi è. Lui mi dice, no, ma 20. Io dico, senti a Luca subito, vai da lui, digli che glielo pago 20. Alla fine ha preso a 20. Però... 80 euro per tutte le monete, solo perché qualcuno me l'hanno regalata.
Però sono una persona terribile. Ho buttato dei soldi. Ma non sono stati gli unici soldi che ho buttato, ragazzi. Tranquilli, vi farò vedere tutto. Dai, su, mi accollo di farvi vedere le cose migliori che ho preso. Per la mia collezione, ovviamente. In primis, un ragazzo che vuole assolutamente essere citato perché vuole stare all'interno del video, che mi ha regalato due trust. No, sì, trust. Io pensavo fosse trust quando mi ha detto ti voglio regalare due talento. Invece no, erano due talento ultra. Lo ringrazio, così io vendo le mie secret e mi tengo queste. Secondo acquisto molto importante, che l'ho preso perché non potevo tornare a casa senza niente, è stata lei. Troppo bella. Potevo non prenderla? Assolutamente sì. Però che fai? Ti limiti a un po' di cartine così X generiche? No, prendiamo la roba bella. Dubbiotte. Però vabbè, facciamocela andare bene. Andando avanti, abbiamo questo Neos Aqua, molto bellino. Cosa ha di particolare, oltre a essere totalmente sminchiato, è che è quello della UDE, del prodotto falso che avevano stampato. Io quella e questa carta non volevo prendere, non c'avevo voglia. Però, nel senso, aspetta, adesso ve la spoilero, guardate che figata. Oh, non c'è niente, è una misprint. Però, cioè, c'avevo lì davanti Simatrix, queste erano poi di Rain Hunter Italia. Gli dico, ma secondo te le prendo queste? Non, boh, non me va. Lui le guarda e dice, no, che figata, prendile assolutamente. E, cioè, Simo, io te l'avevo chiesto per sentirmi dire, no, cappello, non prenderle. È una spesa totalmente inutile e insensata. Però non, mi sa che non aveva capito cosa volessi. E quindi altri 40 euro per quelli. E poi, boh, il resto, tanta palta generica. Ho preso queste senza un vero valido motivo, ma solo perché sbrilluccicavano, Ora si può montare Dinomorfia alla massima. Ma la carta più bella in assoluto che ho preso, lui è mio padre, è perfetto, è bellissimo. Troppo potente. Sono molto soddisfatto degli acquisti che ho fatto all'ICS. Comunque il tipo dei talenti è Gianluca. Saluto Gianluca. La cosa estremamente figa di questo evento è che era pieno di influencer e di pro player stranieri. Nel senso, a parte che, tanto abbiamo visto tutto, c'era Joshua Smith. Gli ho chiesto anche un'intervista al podcast, non mi ha risposto. Speriamo mi risponda su Twitter. Ho sentito Pac, vediamo se lui mi risponde. Il secondo classificato, che non ricordo il nome, mi è stato detto che è stato contattato da quelli del suo team. Vediamo. Dinkabui mi ha cannato, ha detto non li faccio i podcast. Quindi niente, con Pac ce l'ho, però spero non mi canni. Per favore Pac, dammi questo onore, concedimi questo onore. E poi che altro c'è? Ho Julius, ho visto che era un influencer francese, ma non gli ho chiesto la foto. Ho beccato 10 volte Simo, non gli ho mai chiesto una foto sperando di, cioè dicendomi lo faccio domani, e domani non c'era invece, non è venuto. E niente, piccolo spoiler della vita sentimentale di Simatrix. Secondo me a un certo punto si è innamorato. Aveva uno sguardo, un luccichio negli occhi che non c'ho neanche io nei confronti della mia fidanzata. Cioè, gli brillavano proprio. Durante l'evento mi ero fatto dare anche il pass influencer per... Cioè, non cambiava un cazzo, perché comunque si poteva registrare solo davanti a un telo con scritto Konami. Cioè, c'è una foto anche su Instagram, dopo potete vedere quel pannello. E basta. Quindi non cambiava assolutamente niente, perché non potevo registrare all'interno. Cioè, avevo registrato alcune clip mentre stavo con Giovanni Pepe, l'arbitro, e tipo i judge venivano sempre da me e mi dicevano no video, non puoi fare video. E io dico, vabbè, è così, la vita è ingiusta. E l'ultimo giorno dovevo riconsegnarglielo, quindi sono stato lì un pochino col tipo, gli ho detto ma guarda, sai l'evento, sai qui, sai di là, ma sai sta roba. Niente, non ce l'ho fatta. Poi gli ho visto che c'aveva il mousepad di Yugi del nazionale 2020. Prima di andare via glielo guardo, lui mi guarda, io lo guardo, lui mi guarda, io lo guardo, lui mi guarda, gli dico ma posso prendere il mousepad? E allungo la mano. Lui mi dice no, io gli rispondo perché, lui mi dice è il mio, e io accorcio la mano e dico ah ok, va bene, ma sicuro che non me lo vuoi dare, allungo di nuovo la mano, dice no, non te lo do, e me ne vado, molto triste. Ci ho provato, era troppo bello, c'era spadaccino di fuoco sopra, e mi tocca utilizzare il mio playmat come fosse il mousepad, però vuoi mettere un bel mousepad ufficiale di Yugi? Quello era veramente hard. E così. E questa è la breve storia di come la mia vita è cambiata capovolta sotto sopra. L'ultima sera poi, che era domenica, perché praticamente abbiamo dormito lì domenica e siamo ripartiti la mattina io e Simatrix. Non c'è stato nessun rapporto tra noi due, tranquilli.
Io gli ho detto che prima o poi davo un'inculata, però non ha voluto. Cioè, io ho avuto il cazzo duro 3 giorni. Vabbè, ma le mie lezioni a parte, praticamente ci siamo fatti portare la cena del Mac in hotel. A parte che c'era un cartello enorme con scritto non si può mangiare in camera, ma hey, non l'avevamo visto. Praticamente io ho avuto un collasso, proprio a un certo punto, a una certa ora, sono morto, mi si è spento il cervello e sono morto. Perché tipo ero andato avanti 3 giorni a Red Bull, la mia colazione era Red Bull e tiravo avanti fino all'ora di cena più o meno, e tipo finivo per barcollare. E quindi a un certo punto il mio cuore ha detto stop e son crollato. L'ultimo giorno, viaggio della speranza ovviamente, perché Trenitalia è impossibile che possa funzionare normalmente. Accompagno il povero Symmetrix alla sua fermata, io ovviamente dopo vado alla mia, mi metto davanti al treno. L'idea era, ok, arrivo alle 4:30, alle 5:30 sono al lavoro, pulito. No, non è possibile fare una cosa del genere. Tu non puoi avere degli impegni se prendi il treno a Trenitalia, perché loro tarderanno sempre. Quindi io arrivo in stazione, guardo l'entrata del treno che era palesemente chiusa, c'erano 70 persone lì che aspettavano, che dovevano andare nel mare. Alla fine, dopo un'ora, arriva il capotreno, tranquillissimo. Cammina barcollando, entra nella sua cabina, si siede, ci apre gli sportelli. Perfetto. Salgo, il tempo di andare in bagno, mi risiedo sulla mia cazzo di seggiola, no, seggiola, sul mio cazzo di sedile, e sento il controllore dire, allora, e sento il capotreno dire: salve, questo treno non va più in Ancona, non parte, voi potete andare al binario 8, io ero al binario 1, per poter prendere il treno che parte tra 15 minuti. Ovviamente che fai, non te la fai di corsa per arrivare in stazione? Sì! E alla fine riesco a partire e tornare a casa. Spoiler, sono andato al lavoro? Assolutamente no, perché ovviamente ero in ritardo. La cosa positiva di tutto l'evento è che a questo giro non mi hanno fregato il mazzo, e questo potrebbe essere un bel plus. Non mi sono fatto un altro meno 1000, ma a questo giro poteva essere solo altro materiale per il content. Vi immaginate come titolo: ho giocato quanto meta all'ICS di Bologna 2023 e mi hanno rubato il mazzo? Sarebbe stato incredibile. E in più non ho preso una coltellata, che nel dubbio io non me la tirerei troppo, se no la prossima volta me la ritrovo tra due vertebre. E sinceramente non ci tengo troppo. Bene ragazzi, detto questo, il video non è servito a nessuno. È solo un qualcosa di riempitivo che probabilmente andrà virale, perché ovviamente ho messo il nome di AntoShow nel titolo e ho detto che ho giocato AntoMeta. Quindi grazie. Vi ringrazio se lasciate like e se vi iscrivete, perché vorrei arrivare a 10k per l'anno prossimo. Tanto a 5 per quest'anno non ce la facciamo, ma per l'anno prossimo secondo me potevo mettere il cazzo in testa a tanta gente, eh? Quindi un bel like di supporto e l'iscrizione. Detto questo ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo domani, probabilmente, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti! Ammetto che giocare al mazzo di AntoShow non è stata una grande idea, molto probabilmente perché non ho abbinato la decklist al coaching, e quindi forse in quel caso avrei performato meglio. Non lo so, spero almeno sia fiero di quello che ho fatto, perché nel senso non credo che il suo mazzo sia mai arrivato a un livello di competitivo così alto. Potrebbe essere la volta buona che mi sbanna su Instagram, sì. Ragazzi, così nel caso, potete scrivergli su Instagram e gli chiedete: ma sbanni a Cappello di Paglia, perché vorrebbe assolutamente collaborare con te e fare un video insieme. Però ancora non ci siamo. Perché sarebbe bellissima. Ragazzi, lo volete un video coaching da parte di AntoShow nei miei confronti per l'AntoMeta? Sarebbe devastante. Per favore, aiutatemi a fare questa cosa. Potrebbe essere, penso, il punto più alto che arriverà, su cui arriverà questo canale.